Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Ah, sullo specchio rotto, se ne è caduto. Che disagio, ragazzi. Però vi faccio vedere così il mio outfit. C'ho questo maglioncino a collo alto. Io praticamente i miei outfit invernali, quando voglio stare carina, sono tutti così, cioè maglioni lunghi. Poi metto tipo le calze, cioè queste calze qua troppo belle con i pallini e questo motivo qua. Veramente avrei preferito tutti i pallini, però purtroppo la tengo solo così. Ah, mi sono ricordata che mi devo comprare un paio di calze, anzi due paio di calze velate nere, tutte nere. Perché l'avrei preferite velate semplici nere, però purtroppo non le avevo. E poi queste calze qua, che sono tipo parigine, che mi ha regalato il mio amore Dario, con le farfalline, sono troppo carine, sono così, sono calda. E poi ho messo questi stivaletti comodi, perché voglio stare comoda, perché praticamente dobbiamo andare a Napoli, faccio dire un po' di addobbi natalizi, e voglio stare calda. Quindi ho messo poi questo super cappottone con anche il cappuccio, che veramente io ce l'ho da tipo 3-4 anni e non lo butterò mai. Se guardate i miei vlog vecchi dell'anno scorso già ce l'avevo. E poi questo cappellino che è troppo carino, tipo, oddio, l'avevo messo storto, tipo gattino, che è troppo carino. Poi ragazze, praticamente vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato. Allora, sugli occhi ho utilizzato la matita nera di Nabla e il mascara di Nabla, che sono i miei prodotti preferiti come mascara e matita nera, li adoro. E ovviamente li potete trovare sul sito del Carita Shop, il mio sito online www.caritashop.com. Lì trovate tutti i prodotti di cui io vi parlo dei miei video, quindi matita, Bombay Black e mascara top. Poi sulle labbra ho usato la nuova tinta labbra Broadway, che è bellissima. Ho fatto pure le IG story su Instagram, è un marroncino nude. Finalmente ho trovato un nude che non mi smura in faccia, non mi sbianca, la adoro veramente follemente. Poi ragazze, per quanto riguarda i capelli, già so che me lo chiederete, per i miei capelli mossi ho utilizzato questo qua, che lo adoro, è un frutto nutriente per capelli mossi. Praticamente è una crema idratante per capelli ed è buonissimo, ve lo straconsiglio, soprattutto se avete il problema dei capelli secchi e sfibrati, perché se la usate sempre veramente i capelli si ravvivano un sacco. E anche questa la trovate su caritashop.com. E poi ho utilizzato lo spray per capelli ricci, proprio in quest'ordine io li metto. Quando mi sveglio la mattina sono tutti praticamente stropicciati, non ho né testa né coda, ravvivo i ricci in questo modo, li modello. Questo è il siero bio per capelli ricci, che lo spruzzo sopra, si ravvivano un casino i ricci, anche questo lo adoro, è super profumato. E poi infine lo spray fissativo di Maternatura, che praticamente mi dà profumo ai capelli, li fissa un po' senza appesantirli e mi fa durare la piega. Vi straconsiglio questi tre prodotti, li trovate su www.caritashop.com e c'è proprio la sezione capelli, e sono tra i miei preferiti. Ragazze, invece la tinta, eccola qua, tutto il contrario, Broadway, è veramente bellissima, vi giuro, io l'adoro, me sono follemente innamorata. E poi penso che metta anche risalto gli occhi verdi, vabbè, anche la matita nera. Poi questa qua dura tantissimo durante il giorno, ve la straconsiglio. E niente, andiamo. Qua c'è anche la busta del Carita Shop sempre con me. E infatti sono felicissima, perché in tante mi state venendo a trovare in negozio da tutte le parti d'Italia, e poi in tante state comprando sul Carita Shop online. Ormai da quando ho il mio sito sono troppo felice, perché posso consigliarvi i prodotti e voi sapete dove comprarli, quindi è bellissimo questo contatto diretto con voi. Grazie, ciao, adoro sempre di più questo rossetto. Comunque abbiamo fatto una piccola sosta da pasticceria Alessandro, che è il nostro caro amico qua a Quarto, che da cui faremo anche il panettone di Natale e tutto, e i dolci di Natale, e ci hanno regalato un cartoccio, adesso vi faccio vedere, pieno di pizzette rustici. È un nostro caro amico di Dario, tra l'altro poi le figlie erano delle mie follower, infatti ci siamo fatte la foto, le sono andate a prendere a casa, sono state un po' insieme, insomma è stato un bellissimo momento. Vediamo cosa c'è dentro, amore. Tante cose belle. Vediamo, è una sorpresa. Vediamo, amore, meglio. Quante belle cose. E questo amore, tutto ma io. Le pizzette non ci sono. Amore, io volevo le pizzette. Non ci sono, che vogliamo. Adesso dobbiamo andare a prendere. Comunque quante belle cose. Guardate, facciamo vedere. Io sono felice. La mia faccia felice stava riprendendo. Tutti, anche questo. Anche le graffette, panini napoletani, tutte cose buonissime, rustici. Grazie, Alessandro. Guardate e Rosaria. Qua.
E grazie, anche Ale. Le graffette, amore, sei grazie, felice? Sì. Adesso anche mangiamo Carmine, tutto. Carmine, grazie. Volevamo semplicemente dire che non ci è piaciuto niente. Ma ce lo stiamo buttando. Cioè, adesso abbiamo lasciato tutto perché guardate, non ci è piaciuto nulla. Buttando. Guardate come lo buttiamo. Vabbè. Siamo le carte. Io lo dico che io e Dario facciamo una challenge di cibo al giorno. Cioè ogni giorno noi una challenge di strafogamento. Vero amore? Ok, ciao. Amore, siamo qua. Siamo a Napoli. Dove siamo precisamente? Io sto imbocco qua. Dove siamo precisamente? Amico dei Pastori. Siamo a, quasi Amico dei Pastori. Quasi. Abbiamo superato Piazza del Gesù. Se venite a Napoli dovete assolutamente venire perché noi ci veniamo sempre. È bellissima questa zona dove ci sono tutti i pastori e ci sono anche tante cose buone da mangiare. Vero, amore mio? Guardate quanta gente. Cioè, questo è Scaturchio. È famosissimo per le sfogliatelle qua a Napoli. E fa freddo però si sta bene, vero amore? Cominciamo a fare i regali di Natale. Ciao, qualche regalino di Natale. Sì, quante belle cose, che bello. Jingle bell. Buon Natale. Buon Natale, amore. Ragazzi, è bellissimo qui. È pieno di pastori e c'è anche Dario. Tante cose belle. Vero amore, che dobbiamo comprare? Un sacco di cose. Un sacco di cose qui a San Gregorio Armeno, dove si fanno tutti i pastori, il presepe, è bellissimo. Sì, devo comprare un Babbo Natale per metterlo nel negozio che suona. Sono troppo bello. Questo che va, si tuffa e poi esce. Vabbè, quale prendiamo, amore? Per metterlo a Callita Shop. Questo è bello, anche questo. Guarda questo amore. Questo è troppo bello, figo. Questo pure. Che bello. Bellissimo. Yummy, ci voleva una bella pausa. Cioccolata calda con biscottini, vero amore? Sei contento, amore mio, in questo bel baretto su via Roma a Napoli. Yummy. Questa sotto c'è tutta cioccolata. Oh, quanto panna. Yeah, che buona. Raga, praticamente oggi Dario praticamente... Madonna mia, lui non sa niente. Nel bordello che facevamo mentre facevamo le foto, i vlog eccetera, perché con sta cosa che sto facendo sempre vlog tutti i giorni, no? Questi vlogmas che poi alla fine ho pensato io di fare, vado una cosa vado a finire un'altra, perdonatemi. Allora praticamente ho pensato di fare video tutti i giorni per i mesi di dicembre, che perché comunque mi piace tanto fare più vlog, però ho pensato, dato che comunque ho anche altre cose da volervi dire, vi voglio far vedere dei prodotti, devo fare delle recensioni, voglio fare anche delle challenge, certe cose divertenti e anche utili, ho pensato di fare comunque un video al giorno, ma non sempre vlog, ma anche altri tipi di cose, però sempre comunque cose belle, quindi sto alla fine sempre con la videocamera in mano. E oggi praticamente tra videocamera e cellulare, cosa è successo? Praticamente è caduto il cellulare e non so se ci fate caso, vi faccio vedere, praticamente si è tutto distrutto, guardate. Cioè praticamente si è distrutta tutta la... guardate qua, si vede molto bene. E io praticamente sono andata nel panico, perché voi se vi ricordate io questo qua ce l'ho da pochissimo ed è il nuovo iPhone. E quindi praticamente cioè, l'ho pagato per un sacco di soldi e il Plus. E praticamente quando ho visto così mi è venuto tipo un panico, cioè, guardate qua, qua tutto rotto. Praticamente però fortunatamente la... dopo ho capito, dopo un sacco di tempo, che non è il cellulare, ma è la pellicola sopra, perché avevo comprato dal cinese questa pellicola particolare che porta anche il bianco, però alla fine tu vai tipo in paranoia se si rompe, perché sembra proprio il cellulare che si è rotto. Cioè guardate, voi se ci fate caso, questo bianco che si è rotto, guardate, vedete qua,
non è il cellulare, la copertina, la pellicola, che praticamente rispetto alle solite che finiscono qua, questa c'è anche il bianco che copre tutto il telefono. Però alla fine l'ho pagata 10 euro, ma raga, cioè non lo so se sono sfortunata, io fa proprio schifo, praticamente si è rotta in niente e alla fine ti viene pure il panico perché sembra il cellulare che si è rotto, invece no, praticamente guarda, sembra proprio il cellulare, invece no, è la pellicola, vabbè. Comunque, io infatti a gridare, ho rotto l'iPhone, oh mio Dio. Però meno male che no, ragazze, perché veramente vi giuro, io poi sono molto sbadata e speravo che non fosse rotto, infatti meno male, tutto tipo una grazia divina. Comunque, raga, oggi è stata una bellissima giornata col mio amore, ci siamo svegliati con calma, perché comunque era domenica, siamo andati, cioè a me piacciono molto queste giornate così senza orari, con calma, mangi quello che vuoi, magari non mangiamo neanche a tavola, mangiamo una cosa qua, una cosa là, comunque anche schifezzine, che poi tutta la settimana ci manteniamo bene ed è bello così, no? Senza orari, senza sapere cosa fare, dove andare, è troppo bello così, relax. Che bello! Mi piace troppo, vabbè. Era rimasta la voglia di pizzetta. Siamo venuti dal Bartico, vero amore? Sì. A mangiarci una bella pizzetta. Yummy! Viva la dieta oggi proprio, eh! Wines! Amore, questa scena mi sembra di averla già vissuta, no? Vabbè, guardate qua. Praticamente abbiamo mangiato le due pizzette, ma ne abbiamo volute altre. Siamo tornati dentro. Amore, aiutami. Praticamente quello del bar ha detto: che è successo? Sono cadute le pizzette. Sono cadute a terra. Datecene altre due. E questi siamo io e Dario. Altre due pizzette. Buon appetito, amore. Oh, amore, come te la mangi bene la pizzetta così a portafoglio? Oh, va bene. Amarena. Belle, mio amore. Mangio quella tua. No, no. Ragazzi, adesso vi faccio vedere questo bellissimo regalo del Calita Shop, così potete prendere ispirazione per una mamma che ha appena partorito. Tutti i regali bio per il suo bimbo. Mami e bimbo, e c'è anche Pupi col suo bimbo. Questo è il tuo bimbo. Adesso vi faccio vedere il contenuto. Sono tutti prodotti che io amo e vi straconsiglio perché sono ottimi, naturali e biologici. Grazie, qua nella busta del Calita Shop c'era una bellissima scatola, guardate che bella, tutta naturale, di legno, troppo troppo carina, che ispira una cosa di naturale. Ci abbiamo messo un po' di paglietta, guardate, amore. E ci abbiamo messo tutti i miei prodotti preferiti, ce li ho scelti io, dei prodotti naturali e biologici per il bambino. E sono prodotti che, amore, Pupino, sono prodotti che userei anche per mio figlio, quindi vi consiglio veramente, sono naturali e biologici, sono ottimi e non costano neanche tanto. Poi ovviamente io ne ho messi tanti per fare tutta la routine mamma bimbo. Allora, questo è l'olio emolliente corpo all'avena, che si può utilizzare appunto come olio nutriente lenitivo a posto del malefico. Questo non ha paraffine, è naturale, è un mix di oli, è un mix di oli naturali e lenitivi, veramente ottimo per cambio pannolino, anche un ottimo profumo, è veramente buono. Poi questo è la pasta cambio pannolino, è ottima perché praticamente è molto lenitiva e guardate com'è bello questa grafica. Questi sono tutti prodotti di Maternatura, che è una marca che io amo e veramente la vendo tantissimo nel mio shop, ve li straconsiglio. Li potete trovare sia su Carita Shop online sia nel negozio, sono veramente fantastici. Maternatura Baby e Mami si chiama la linea. Fa prodotti anche per le mamme incinte, tipo antismagliature, eccetera. Questa è pasta cambio lenitiva, è una pomata veramente ottima, sempre naturale, a base di oli vegetali, burro di karité, super lenitiva contro i rossori del bimbo. E questa è una crema viso e corpo, anche ottima questa qua, protettiva alla viola. Praticamente questa, a differenza di questa qua, che è quella tipica pasta bianca, proprio quella pomatina, questa qua invece è una crema che può essere utilizzata anche sul viso del bimbo o su qualsiasi parte del corpo, quindi per prevenire la pelle secca, per idratarla e profumarla. È una crema molto leggera e fresca, anche se si può utilizzare in inverno quando magari si può avere qualche rossore per il freddo. Concludere con un olio essenziale di geranio.
Visto che lei quello di lavanda già l'ha comprato sempre a Carita Shop, io me ne ricordavo, se no le avrei messo quello di lavanda. In generale quello di geranio e quello di lavanda sono i miei preferiti per comunque come lenitivi e hanno anche un ottimo profumo, molto rasserenante, quindi ve li straconsiglio. Si possono aggiungere negli oli vegetali, ma anche nell'acqua del bagnetto, oppure anche come appunto nell'ammorbidente per far rimanere il profumo sui panni. E anche ad esempio da mettere sul cuscino, comunque come profumatura ambiente della stanza per disperdere questa cosa, diciamo, rilassante, questa aromoterapia. Appunto dei campioncini della Alchemilla, che questi sono altri miei prodotti preferiti. La pasta di mamma Alchemilla è veramente ottima, è tipo questa qua. Quindi perciò non l'ho messa perché è simile, veramente anche questa qua è molto molto buona, ve la straconsiglio. E anche Coccole di mamma è una crema lenitiva molto buona per bambini. E il dolce bagnetto sempre di Alchemilla. E poi sempre di Alchemilla questi qua che sono molto molto comodi in bustine, il talco e l'amido di riso. Questo è il mio pacco per la mia amica, spero tanto che vi piaccia anche a voi. È molto bello, spero che le piacerà. Tutto bio e naturale, scelto da Carlita. Yeah, amore, ti piace? Sì. Ho preparato un piatto unico che faccio molto spesso e vi straconsiglio. È super healthy light, però vi sazia ed è dietetico ed è buono. Praticamente cuocio tutto assieme, macinato di tacchino, zucchina a pezzettini e anche un po' di carota. E anche la cipolla, veramente, se vi piace ci sta. O comunque qualsiasi verdura voi abbiate. Poi il riso basmati e lo metto dentro, un po' di sale, pepe e olio. E se volete anche qualche pomodorino o un po' di salsa di soia, comunque già così è buonissimo. A mio amore piace?